E parliamo di una sostenibilità tutto tondo, sono una sostenibilità ambientale, una sostenibilità economica e una sostenibilità sociale. Sostenibilità ambientale non parte oggi, parte da decenni, perché come gruppo cooperativo attraverso la ricerca siamo concentrati a migliorare continuamente l'ambiente entro il quale i nostri soci, i nostri produttori lavorano quotidianamente e al tempo stesso portare sul banco dei consumatori la frutta la più buona e la più sana possibile. Sostenibilità economica perché comunque se il produttore non trova una redditività adeguata dal lavoro che lo tiene impegnato, naturalmente abbandona l'attività, ma se abbandona l'attività vengono a mancare posti di lavoro che caratterizzano, no, che, il valore, l'economia del nostro territorio, del nostro paese. La filiera ha senso nel momento in cui si sostiene economicamente per tutti i soggetti. Questi valori, insieme ai valori della cura del prodotto, dell'attenzione che si ha in tutte le fasi di produzione, che sono propri del sistema di Apoconerpo in specifico e dei sistemi delle filiere controllate e tracciate dell'ortofrutta, non erano mai state valorizzate così appieno. E quindi questo è, diciamo, il motivo, le motivazioni per le quali il progetto è partito. Ed è un progetto abbastanza ambizioso perché riguarderà tre paesi, Italia, Danimarca ed Austria, e ci si pone l'obiettivo di parlare a circa 50 milioni di consumatori, di cittadini di questi paesi, con diversi tipi di attività che verranno fatte, sia di advertising ovviamente sul digital, sull'online, che quelle più classiche, tradizionali, offline, e anche molto sul contatto diretto che si vuole instaurare con i consumatori. Saranno previste oltre 10.000 giornate di attività di informazioni sui punti vendita di questi tre paesi. Come dicevo, l'obiettivo quindi diventa arrivare a 50 milioni di consumatori in termini di contatti. E dall'altra parte, anche dal punto di vista economico, si dà degli obiettivi perché sono previsti in questo progetto. L'obiettivo è quello di aumentare le vendite di ortofrutta, nei paesi considerati di oltre 7 milioni e mezzo di euro. E questo con un investimento del progetto che è di 2 milioni e mezzo significa avere un ROI, come si dice, che è la misura, cioè il ritorno operativo dell'investimento di 3 volte appunto dell'investimento stesso. Quindi un obiettivo misurabile, concreto, che dovrebbe portare appunto valore anche alla produzione.